bentornati sul mio canale. Oggi video decorazione agenda, andiamo a decorare la settimana che va dal 7 novembre al 3 di dicembre. Ho una piccola novità da svelarvi. Allora, ho creato il mio primo stickers book. La decorazione di questa settimana appunto andrò a farla con degli stickers del mio stickers book. Prima di cominciare però vi mostro in dettaglio questo bellissimo libricino che potrete trovare in vendita sul mio negozio Etsy. Nell'info box trovate sempre il link al negozio e a tutti i miei social. Spostiamoci sul tavolo così vi faccio vedere lo stickers book e poi iniziamo la decorazione. Eccoci qua. Allora, vi parlavo appunto del mio stickers book. Vediamolo nel dettaglio. Allora, la copertina l'ho plastificata, quindi stampata su un cartoncino da 120 grammi e poi plastificata. All'interno troveremo rilegate 6 paginette di stickers. Allora, la prima ha questi stickers. Sono tutti disegnati da me. Va bene, le scritte le ho fatte io col computer, però questi sono tutti disegni che ho fatto io, che poi ho digitalizzato e trasformato in stickers pretagliati. Quindi c'è proprio la parte pretagliata. Qua è una pagina unicornosa, quindi abbiamo un unicorno sulla nuvola, un unicorno, questo lecca lecca in stile unicornoso, la nuvola degli unicorni con l'arcobaleno e un altro unicorno, e poi le scritte weekend con le lettere, una di un colore diverso. Sono stampati su carta fotografica lucida adesiva. Poi abbiamo la seconda paginetta, che è un po' autunnale, quindi con i banner weekend di colori autunnali, e poi abbiamo la ghianda, il fungo, delle foglie, la volpina, un'altra volpina, e poi ho aggiunto questo elefantino col coniglietto che tengono un cuoricino. Non è molto tema autunnale, però mi piaceva in questo mi piaceva aggiungerlo in questo stickers book. Poi le due pagine centrali, allora ci sono le fashion girl, quindi quelle disegnate da me e colorate coi pantoni, delle scritte weekend comunque su colori sempre un po' da fashion girl. Poi ho disegnato due fiocchi, un mug di caffè, una borsa, anche questi mi piacciono davvero tanto. La quinta pagina è natalizia, quindi abbiamo un Babbo Natale, la renna, un pinguino col cappellino natalizio, un bel alberello e un'altra renna col banner con scritto Buon Natale, e qui ho fatto delle scritte di Buon Natale appunto. E infine l'ultima pagina è questa con questi riquadri dove ci sono i cuoricini come punti, diciamo sono tipo delle liste, quindi si può fare una to-do list, una lista dei regali, qualcosa da fare, e su ogni riga si può scrivere, poi mettere una spunta quando vengono fatte. E niente, questo è il mio simbolino, il mio loghetto, e questo è il retro dello stickers book. Lo stickers book, come vi anticipavo, lo trovate in vendita sul mio negozio Etsy, quindi sotto nell'info box trovate il link al negozio. Se siete interessate andate ad acquistarlo, mi farebbe molto piacere. Niente, quindi adesso passiamo alla decorazione dell'agenda, e stavolta utilizzerò appunto gli stickers dello stickers book. Ok, come sempre iniziamo a mettere il washi per riparare appunto i buchi e per decorare la pagina. Stavolta andrò con questo che avevo preso da Tiger, questo con i cuori, e per fare i bordi quest'altro con i cuori, i cuoricini sono neri stavolta. Anche questo mi pare che l'avevo preso, era dentro negli slim di Tiger se non sbaglio. Allora, per andare un po' a coprire questo unicorno, vado a mettere questo adesivo. Vediamo se riusciamo così, dove lo copro abbastanza.
aggiungo poi questo fiocchettino. Con la scolorina comunque vado a cancellare questo banner che c'era appunto sui refill originali della Kiki K, che non mi piacciono, anche perché è scritto in inglese, io preferisco l'italiano. Allora, qui potrei benissimo fare, allora intanto vado con il banner del weekend e uso questo rosa. Gli adesivi preferisco lasciare così. Allora, l'unica cosa, allora qui vediamo se riesco a rifinire la riga, quindi per non far vedere che sono passata con la scolorina, ma sì, dai, può andare bene lo stesso. Allora, qua innanzitutto scrivo ferie, perché ho una settimanina di ferie a partire dal 1° di dicembre. Per il momento direi che può bastare così, non ho nient'altro da aggiungere. Vado subito a mettere la mia decorazione in agenda. Ok, questa è la settimana, ho inserito dentro anche il divisorio di dicembre, perché comunque comincia dicembre. E niente, spero che questa mia decorazione vi sia piaciuta, che la mia idea dello stickers book vi sia piaciuta e che vi piacciono appunto i disegni che ho realizzato per quel sticker book. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!